oggi è la festa di Santa Cecilia, è la festa della Scuola Cantorum, è la festa di tutti noi che siamo abituati al canto, canto con la mente, canto col cuore, canto con le labbra, canto con la vita, il canto della mente è la conoscenza di Dio, il canto del cuore è l'amore di Dio, il canto della bocca è l'ispirazione divina che scende e si esprime, il canto della vita è il vero canto, il canto vissuto, il canto che costruisce la vita nostra in Dio, è l'immersione in Dio da cui scende il canto. E allora cantiamo così con queste quattro note, la nota della mente, la nota del cuore, la nota della labbra e la nota della vita. E con queste quattro note potremo intonare un canto meraviglioso, il canto che piace a Dio e che gli angeli santi, così accompagnando gli uomini, vanno a risuonare su tutta la terra. Ma col canto ci vuole anche il silenzio. Guardate, noi facciamo troppo baccano. Noi abbiamo dato un quarto di sosta prima della preghiera per l'accoglienza, cioè accogliamo il fratello, lo accogliamo come si accoglie Cristo. Invece questo quarto d'ora che serve all'accoglienza, dalle 5 alle 5 e un quarto, è dissipazione, non è accoglienza, perché ognuno chiacchiera con l'amico, con l'amica, chiude il bene di tutti gli affari, cioè non ci si prepara alla preghiera, mentre il Signore vuole che noi ci prepariamo alla preghiera. Quando tu vai a tavola, cosa fai? O vai a letto, cosa fai? Se vai a tavola, prendi la tovaglia, piatti, posate, disponi tutto, perché c'è il pranzo, bisogna disporre, bicchieri, acqua, vino, i fiori eventualmente, si prepara la tavola, c'è una preparazione a mangiare. Quando vai a dormire, ti spogli, ti metti il pigiama, prepari il letto, c'è una disposizione per andare a letto. Quando si fa la preghiera, un botto si passa in preghiera, ma che preghiera può venire? No? È come se uno viene da fuori e si getta nel materasso a dormire, oppure viene a tavola e mangiuccia a destra, a sinistra, qua un po' di palo, un po' d'olio, un po' di palo. Non è questo un mangiare giusto. Ecco perché la preghiera tante volte stenta ad incanalarsi. E allora noi dovremmo scegliere, o facciamo un po' di accoglienza al fratello, altrimenti passiamo un quarto di preghiera, preghiera vocale, canto, Padre Nostro, Ave Maria, come si fa in tanti gruppi che si recita il rosario, in cui c'è a meno il raccoglimento. E a proposito, bisogna valorizzare il silenzio. Noi non siamo abituati al silenzio, non siamo abituati. Qualche volta vi parlerò del silenzio. Io ho scritto un libricino, I Sette Silenzi. Forse l'avrò nelle carte perché non lo edito. L'ho letto l'altro giorno, sfogliando le mie carte, ho detto, guarda, ho scritto questo libricino, che poi non è stato pubblicato, I Sette Silenzi. C'è il silenzio dalla bocca, poi c'è il silenzio esterno, il silenzio interno, il silenzio della memoria, il silenzio della fantasia, c'è il silenzio del cuore, il silenzio dell'intelletto, anche
nella volontà, quando ci alleniamo, cioè i sette silenzi, condizione di quella esterna fino all'ultimo silenzio. Nei sette silenzi Dio penetra, perché tutta la natura è silenzio, tutta la natura è silenzio. Gli alberi crescono in silenzio. Il cielo, le stelle, non fanno rumore. Orte celeste, sono miliardi, in silenzio, perfetto, sfreggiano. Gli atomi, protoni, eccetera, eccetera, nel nucleo, tutto in silenzio succede. Noi sempre parliamo. Ci vogliono momenti di silenzio. Abbiamo trovato un testo dell'Apocalisse 8, ma cominciato col 5, quando comincia ad aprirsi i sette sigilli. Ecco, quando si vede quel libro sigillato, che nessuno può aprire, ecco, Giovanni piange. Finalmente si trova uno che può aprire il libro dei sette sigilli. Appena viene aperto il libro, tutti cantano. E così man mano vengono aperti poi i sigilli, il primo, il secondo, il terzo, il quarto. Arrivato all'ultimo sigillo, il settimo, che cosa succede? Legge. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Al settimo sigillo cesse il canto per mezz'ora, tutti in silenzio. Tutta l'Apocalisse è piena di canti, dalla cima a fondo. Però quando si apre il settimo sigillo, c'è mezz'ora di silenzio in tutto il cielo. Ogni tanto facciamolo questo silenzio nella preghiera. Però non possiamo fare silenzio se prima non c'è il silenzio interiore, perché non vale chiudere la bocca e poi con la memoria, con la fantasia, pensare a destra e a sinistra, ragionare cosa devo fare, che problema c'ho. Questo non vale. È il silenzio interiore, fare tacere tutte le potenze interiori per orientarle verso Dio. Quando c'è il silenzio assoluto, il cosiddetto silenzio zero, scende il dono di Dio, il dono della parola di Dio. Nel silenzio zero, e ci invade, la parola riempie il nostro vuoto. Chiediamo al Signore questo vuoto, che non è il vuoto vero e proprio, ma il silenzio di ciò che c'è dentro di noi, per fare spazio, non è vuoto, dare spazio alla parola di Dio, al dono di Dio, al canto di Dio. Alleluia. Alleluia. Signore, fa che noi questa sera siamo come gli angeli del cielo, e attendiamo che venga aperto il libro, sigillato. Nessuno di noi, o Signore, è degno di aprire il libro della rivelazione. Soltanto l'agnello è degno di aprire il libro. O agnello divino, aprici il libro, apri i sigilli del libro, sigillato sette volte. Apri, o agnello divino, il libro dove la parola di Dio è contenuta, e di sigilla questa parola, perché noi possiamo ascoltarla nel silenzio del nostro cuore. O agnello divino immolato, apri il libro questa sera, e va che noi ascoltiamo quello che tu dici. Rivelaci le cose misteriose di Dio, dacciano i nostri pensieri, i nostri sentimenti,
taccia l'uomo, taccia la carne e ascolti la parola di Dio, la parola che vivifica, che illumina, la parola che scandaglia l'uomo e divide l'uomo fin nelle profondità. O Spirito di Dio, vieni dentro di noi e disponici ad ascoltare la parola, mentre l'agnello apre libero. O Spirito di Dio, disponici ad ascoltare la parola del Verbo fatto carne, dell'agnello immolato. Spirito di Dio, scendici di noi. Signore, tu hai detto, non caperete mai nulla. Se non stiamo attenti a te, se la tua parola non scende dentro di noi e non ci illumina, non caperemo nulla. Udremo il suono delle parole, ma il senso della parola non può penetrare dentro di noi. O Spirito di Dio, che ci hai dato la parola, aprici alla comprensione della parola. Gloria e gloria a te, Signore. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. È una parola dura. Le mie pecorelle ascoltano la mia voce. Per questo voi non mi ascoltate, perché non siete mie pecorelle. Cioè, le pecorelle colgono subito la voce del pastore. Se noi non cogliamo la voce del pastore che parla, vuol dire che non siamo pecorelle. Cioè non siamo così protese verso il nostro pastore, non ci sentiamo pecorelle in quel momento, siamo per conto nostro, non pecorelle che camminano dietro il pastore. Siamo quantomeno pecorelle distratte che vanno per conto proprio. Signore, dacci l'ascolto della tua parola, l'ascolto profondo. Metti il silenzio dentro di noi, ma che facciamo tacere la fantasia, facciamo silenzio nella memoria, facciamo silenzio nei sensi, in modo che la tua parola possa scendere in noi. Lode e gloria a te, Signore. Oh, yeah.
Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. Continua. Figlio dell'uomo, mi disse, mangia ciò che hai davanti, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo, dicendomi, figlio dell'uomo, nutri il ventre e riempi le viscere con questo rotolo che ti porgo. Io lo mangiai e fu per la mia bocca dolce come il miele. Alleluia, grazie Signore. Questa è tua parola, tu parli di miele, miele in Geremia, miele in Ezechiele. Fa un Signore che questa parola diventi miele dentro di noi, il miele apre gli occhi e fa vedere meglio, il miele nutre, il miele è dolcezza dell'anima e del corpo. Dacci la tua parola, Signore, dacci del miele, dacci un favo di miele questa sera, perché noi possiamo essere saziati dalla tua parola e possiamo aprire gli occhi e vedere. Lode e gloria a te, Signore. Oh, Signore. Bisogno della parola di Dio, soprattutto quando siamo stanchi. E soprattutto quando siamo in combattimento contro il grande nemico che ci tenta. Gesù ce lo insegna. Nel deserto egli combatté il maligno con la parola e spada affilata. Ma soprattutto noi stanchi nel cammino della vita, noi logorati da tutte le vicende umane abbiamo bisogno della parola, del favo di miele. Ecco, c'è un testo ed è Prima Samuele 14, 25, 29 che serve per noi. 14, 25, 29 Prima Samuele. Tutta la gente passò per una selva dove c'erano favi di miele sul suolo. Il popolo passò per la selva ed ecco si vedeva colare il miele, ma nessuno stese la mano e la portò alla bocca, perché il popolo temeva il giuramento. Ma Jonathan non aveva saputo che suo padre aveva fatto giurare il popolo. Quindi allungò la punta del bastone che teneva in mano e la intinse nel favo di miele. Poi riportò la mano alla bocca e i suoi occhi si rischiarirono. Uno del gruppo s'affrettò a dire: «Tuo padre ha fatto fare questo solenne giuramento al popolo. Maledetto chiunque toccherà cibo quest'oggi, sebbene il popolo fosse sfinito». Rispose Jonathan: «Mio padre vuole rovinare il paese. Guardate come si sono rischiarati i miei occhi, perché ho gustato un poco di questo miele». Ecco, Jonathan nel combattimento è stanco, intinge il bastone in un favo di miele, lo porta alla bocca, i suoi occhi si rischiarano.
perché subito il glucosio, il saccarosio del miele assimilato dal corpo, dalla vista, rischiara subito, viene subito avvertita dal corpo. E la parola di Dio, nel combattimento abbiamo bisogno della parola di Dio, soprattutto se questa parola ci ristora, se è una parola di incoraggiamento, se è una parola di conforto, se è una parola di luce, abbiamo bisogno nel combattimento. Jonathan è stanco, è sfinito, tocca il miele, i suoi occhi si rischiarano, il suo corpo sente la forza del miele e dice che se il popolo avesse gustato, ancora la sconfitta sarebbe, cioè la sconfitta dei filistei sarebbe stata ancora più clamorosa. È un incoraggiamento per noi a gustare la parola di Dio, perché ne abbiamo bisogno nel combattimento della vita. Signore, dacci del miele, fa che noi intingiamo col nostro bastone, così nel favo di miele, e ne portiamo alla bocca il bastone, è proprio la nostra attenzione, e attraverso il bastone che noi camminiamo, e attraverso il bastone che noi ci difendiamo, se questo bastone si intinge nel miele e portiamo alla bocca il miele, noi ci ristoriamo e i nostri occhi si illuminano. Lode e gloria a te, Signore.